Il rapporto tra Italia e Germania è un rapporto di natura strategica. Per gli interessi che legano i nostri due paesi, basterà ricordare che la Germania è il primo mercato di esportazione per l'economia italiana e quanti sono i legami delle imprese tedesche con il mercato italiano, ma è un valore strategico anche per l'Europa. Si ricorda spesso e si sottolinea che l'Unione Europea è nata ed è vissuta fino ad oggi su un asse forte istituzionale franco-tedesco, ed è vero. Si sottovaluta spesso che a questo asse istituzionale franco-tedesco si è accompagnato lungo tutto il percorso di costruzione dell'Unione Europea un asse italo-tedesco, fondato soprattutto sul rapporto tra i due partiti, le due democrazie cristiane, quella tedesca e quella italiana, che per lungo periodo sono stati il partito di governo di questi due paesi. La comunanza culturale, ideologica, valoriale tra questi due partiti ha fatto sì che si cementasse un'intesa italo-tedesca che poi ha pesato e pesava ogni giorno nella costruzione dell'Unione Europea. Sono tantissimi i passaggi in cui emerge il carattere strategico di questo rapporto italo-tedesco in funzione della costruzione europea. Basterebbe pensare appunto al rapporto tra Adenauer e De Gasperi all'inizio del processo di integrazione, basterebbe pensare al rapporto che si sviluppò tra Colombo e Genscher nell'81, nella dichiarazione, nell'atto politico che diede via alla costruzione delle istituzioni politiche dell'Unione Europea, il ruolo che si svolse il rapporto tra De Michelis e il ministro Genscher nella elaborazione del Trattato di Maastricht e tanti altri passaggi che dimostrano come il rapporto tra Italia e Germania sia un rapporto assolutamente decisivo che va coltivato, e sempre di più abbiamo bisogno di rendere il rapporto tra Italia e Germania un rapporto osmotico, di grande consonanza, di grande scambio di relazioni di impianto e di visioni, e di costruire insieme il futuro dell'Europa, così come va costruito sempre di più un rapporto tra l'Italia e la Germania e la Francia, perché è dall'intesa tra questi tre paesi, che sono i tre principali paesi dell'Unione, che può derivare appunto il rilancio dell'Unione Europea e una nuova fase del processo di integrazione.